rappresentativa del paesaggio naturalistico trentino, è Punta Palacia, con il suo faro ottocentesco. È il punto più stretto del canale d'Otranto, incontro pittoresco dell'Adriatico e dello Ionio. La si può raggiungere dalla litoranea che da Porto Badisco conduce a Otranto, tramite un lungo sentiero che scende verso il punto più basso dell'alta scogliera, dominata dal maestoso e candido faro. Costruito nell'Ottocento, il faro di Punta Palacia è uno dei 161 fari d'Italia ed è inoltre uno dei 5 fari del Mediterraneo riconosciuti e tutelati come sito di interesse comunitario. Capo d'Otranto, come viene indicato sulle mappe nautiche, è il punto più a est d'Italia, nonché incrocio dei due mari che hanno fatto da scenario a innumerevoli storie e leggende. Un angolo di paradiso, completamente immerso nella macchia mediterranea che domina lo scenario tutto intorno, ammorbidendo la spigolosità dell'alta scogliera e donando un tocco di poetica armonia cromatica con l'azzurro del mare.